Eccoci qua a Luino, nella sede di Luino Notizie, per una nuova tipologia di musica che ancora non abbiamo affrontato. Siamo qua con Lucio Perrone, in arte Giostra. Ciao a tutti. Ok Giostra, grazie per essere venuto qua nella sede di Luino Notizie. Chiaramente per me è tutto un mondo nuovo e inesplorato. Quindi raccontami, dove si può prendere l'ispirazione per fare il rap? Chi è che ti ha ispirato? Allora, penso che il rap è una cosa che ho un po' hai dentro. Io ho iniziato più o meno intorno ai 16 anni ad addentrarmi in questo mondo. Già a 14 ascoltavo qualcosa, però non ascoltavo con quella consapevolezza. O meglio, mi accontentavo di quello che passavano sui vari canali televisivi. A quei tempi avevo Sky, ascoltavo Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent, perché come ormai sapete, visto che è un genere molto sdoganato, nasce dall'America questo genere musicale, e lo ascoltavo però senza quella consapevolezza di sapere esattamente che cos'è il rap, la differenza tra rap e hip hop. Poi a 16 anni l'ho ripreso in mano, diciamo ripreso in mano più la parte teorica, ho iniziato ad ascoltarlo con più consapevolezza, come ho detto prima, a studiare le varie differenze, le varie discipline che ci sono all'interno di questo mondo che è l'hip hop, di cui il rap è una di queste, fino poi a sentire, diciamo, il bisogno di dire ok, non mi basta più ad ascoltarlo, ho anch'io una storia da raccontare, quindi ho deciso di fare la mia testimonianza, la mia parte nel mondo del rap, ecco. E quindi hai iniziato a scrivere i testi? Esatto, okay. Esattamente. Scrivi i testi su delle basi già esistenti, sulle basi che poi fai te, scrivi prima il testo, poi... Allora, inizialmente, siccome appunto sono cresciuto a Luino, ed essendo una realtà un po' piccola è difficile trovare una persona che abbia la tua stessa passione, quindi fondamentalmente sì, mi accontentavo delle basi che trovavo su internet, delle basi chiaramente senza copyright, cercavo quelle che più mi ispiravano, quelle che più mi andavano, diciamo, a sentimento, e ci scrivevo sopra il testo. Poi facendomi conoscere, iniziando a trovare le prime serate e quant'altro, nascono delle collaborazioni, a volte sono delle collaborazioni durature nel tempo, a volte sono delle collaborazioni che durano per breve tempo, e ho trovato dei produttori con cui ho iniziato a collaborare, con cui sono andato io stesso in studio, abbiamo creato insieme la base, quindi mi sono anche appassionato alla parte, diciamo, musicale, non solo alla parte di scrittura del testo, che è un mondo molto interessante perché comunque devi avere una determinata anche padronanza degli strumenti musicali, della musica. Mi è capitato sia di produrre musica digitale con programmi come Fruity Loops, Cubase, Logic, che è uno dei migliori tra l'altro a mio avviso, o anche con dei veri e propri strumenti musicali, quindi trovarmi in una sala musicale dove ci sono delle vere e proprie batterie, delle vere e proprie tastiere. E ha tutto un gusto più particolare, diciamo, poi chiaramente dipende da quello che vuoi andare a produrre. Hai parlato appunto del sono arrivate le prime serate, ma te la ricordi la prima serata, la prima volta su un palco, te la ricordi? Sì, me la ricordo. La prima serata era un pomeriggio in realtà, la cooperativa Lotta contro l'Emarginazione di Fabio Caso organizzava questo evento in concomitanza con la giornata dello sport presso il comune di Germignaga. Io portai una canzone dal titolo I Soldi, che avevo fatto con l'aiuto di Fabio Caso, che è questo rapper educatore che lavora appunto in questa cooperativa, ed era proprio, sì, è stata proprio la mia prima esibizione. Sul palco con me c'erano Oliver, Mr. Excuse, che tra l'altro adesso collabora con un rapper famosissimo della zona che è Massimo Pericolo, e Francesco Aiello, che in arte Fraiello, che anche lui adesso sta facendo un bel percorso ed era sul palco con me a farmi quelle che nel rap si dicono sono le doppie, no? Sì, la doppia voce, quella che rafforza. Esatto. Questo lo so anch'io, che non sono del settore. Quindi da lì si è partito, diverse serate, diversi anni. Sì. Sai, qual è stata la tua soddisfazione più grande, la volta che dici, ma mi è piaciuto di più? Allora, se ti devo dire a livello di live,
Sicuramente la soddisfazione più grande è stata qui a Luino, anche se ho fatto serate al di fuori, ho fatto addirittura serate, mi è capitato di fare delle serate in Puglia, per dire. Però a Luino è stato bello perché ero con la mia associazione Liberi e Forti, era per una serata di Uniti nell'Arte, un percorso musicale che a Luino, poi purtroppo quest'anno si è bloccato per via del Covid, ma aveva preso piede bene. Io ho iniziato prima come partecipante, sono arrivato terzo, poi mi hanno inserito all'interno della giuria, quindi è un progetto a cui sono molto affezionato. La cosa bella è stata questa serata all'Accademat di Luino, dalla Roby, che è una nostra amica, dove uno spettatore, diciamo, questa quindi è forse quella che più mi ha segnato, dove uno spettatore a fine serata mi ha abbracciato e si è messo a piangere dicendo che l'avevo commosso. Questa è stata la cosa più bella a livello live. Poi il traguardo più grande, bah, penso che in realtà bisogna essere un po' avari di traguardi. Sicuramente una soddisfazione l'ho ricevuta poco tempo fa con la promozione del disco che ho fatto, dove ho avuto anche, diciamo, la possibilità di finire sul Corriere della Sera tra i vari giornali, e quindi è stata una bella soddisfazione, sì. Sicuramente. Ora una domanda che di questi tempi è strano da fare, però progetti. Cosa fai, cosa puoi fare, cosa vorresti fare Allora, adesso? progetti, dunque, a livello, svelo questa cosa, a livello musicale abbiamo dei progetti, non posso dire altro perché ci sono anche altre persone con noi. Quello che, voglio fare a livello musicale è cercare di, diciamo che, proprio musicale, cioè il termine musicale è importante perché io, come tanti altri, siamo partiti dal rap, che il rap che cos'è? È distribuire delle parole a ritmo di musica su un arrangiamento, su una base musicale, quindi l'andare a tempo. Invece poi crescendo, almeno questo è stato per me, ma penso anche per altri, questa cosa non ti basta più. Cioè cerchi un po' la tua svolta musicale, no? Mi viene in mente tra i rapper più famosi, ad esempio, Jake La Furia, che negli ultimi anni ha fatto dei pezzi reggaeton. Ecco, io diciamo che invece sto un po' andando più su, forse per quell'animo, non so, un po' rivoluzionario che ho sempre avuto dentro. Sto cercando un po' di studiare il cantautorato misto al blues per questo timbro vocale che ho, e quindi sto cercando un po' anche di studiare quello negli anni, con gli anni. Infatti prendo anche lezioni di canto. Poi, oltre al rap, comunque studio anche recitazione. Sono un appassionato di cabaret, di stand-up comedy, precisamente. E quindi diciamo che mi sto interfacciando all'arte a 360 gradi. Questi sono un po' i miei progetti futuri. Poi chiaramente a livello di live è un po' difficile in questo periodo. L'ultimo live sono riuscito a farlo a Va sul Palco, che è stato a settembre, se non sbaglio, settembre 2020. Poi da lì non sono più riuscito a fare nulla. Però spero che si sblocchi il prima possibile questa cosa per tornare anche dal vivo, Eh ecco. sì, lo speriamo tutti. Allora, qui adesso è arrivato il momento di sentire qualcosa. Cosa ci fai sentire? Ma allora, ad oggi penso che il mio pezzo più significativo sia James P. Non so chi ha avuto la possibilità di sentirlo tra quelli che ascolteranno l'intervista. James P è, come ho detto e ridetto più volte, sta per James Parkinson. È una canzone che ha dentro uno studio e secondo me mi permetto anche, un po' peccando di presunzione, un gran coraggio perché parla della malattia di Parkinson. James Parkinson è un neurologo britannico che nel 1973, se non sbaglio, scrisse questo diario barra libro dal titolo Il trattato della paralisi agitante. È un libro che appunto sta a, come dire, ad elencare tutti i sintomi della malattia di Parkinson, di cui lui stesso era malato. E non conoscendola, cercò di scrivere questo libro cercando di spiegarla nella maniera più dettagliata possibile per degli studi in futuro. Il libro, infatti, aveva il titolo Il trattato della paralisi agitante, perché, per chi non lo sapesse, il Parkinson può dare due tipi di tra i vari disturbi. I disturbi principali che dà sono il tremore oppure la paralisi, nel senso che proprio ti blocca i muscoli. Io ho scritto questa canzone perché mia madre,
ora ha 56 anni, circa più o meno 51 anni, si è ammalato di questa malattia. E, inizialmente, sicuramente a livello psicologico è stata una cosa triste per me e per la mia famiglia. Invece, poi ho pensato che comunque sfogarla con l'arte poteva essere una forma di denuncia sociale, no? Ci sono, reagisco. Questo pezzo ha girato parecchio bene, è piaciuto a tantissime persone, anche ad artisti di spicco. Mi viene in mente, non so, me l'ha condiviso Fortunato Cerlino, che per intenderci è Pietro Savastano in Gomorra. E quindi ho portato avanti la causa, è piaciuto a tante associazioni, è il mio pezzo che, diciamo, più mi ha dato soddisfazione, quindi porto un piccolo trafiletto di questo brano. E siamo contenti di ascoltarlo. Grazie. Sono una brava mamma, in caso di un giolettico con cui non perdo mai la calma. Mio marito Marco mi ama dal primo bacio al parco, in casa siamo felici, andava tutto ok, finché nella mia vita non è arrivato James, sai, io mica gliel'ho chiesto, è lui che mi ha scelto, l'ho sentito addosso come la mattina al freddo, mi prende tra la gente, lento ma travolgente, non posso farci niente, mi guardano da malata, ho passato mesi tra il dottore e lo psichiatra, ma lui c'è, mi parla sempre pure mentre dormo, siamo due persone unite in un solo corpo, non mi riconosco, lo vedo pure nello specchio, resterà con me fino a che il mio corpo sarà vecchio. I miei figli mi guardano perplessi e spaventati, pensa che eravamo e cosa siamo diventati. James, ho un sentimento nello sterno che mi fa paura, da quando ci sei tu la vita è diventata dura. Poi quel giorno in quella stanza ti hanno presentato che avresti scelto me, chi l'avrebbe mai pensato. Ho un sentimento nello sterno che mi fa paura, da quando ci sei tu la vita è diventata dura. Poi quel giorno in quella stanza ti hanno presentato che avresti scelto me, chi l'avrebbe mai pensato. Ciao, io sono Franco e facevo l'impiegato, ma da quando sto con James mi hanno licenziato. La gente non capisce, lo reputa un male oscuro, cosa ne sa di quante notti piango al muro. Alcuni chiedono, Franco non lavori più, poi mi guardano con freddezza e non mi parlano più. Vivo ogni giorno con lui, è una dipendenza, anche lui è una prognosi, la sua stessa esistenza. Un amore sconfinato che comincia dalle mani, solo due mesetti prima avevo in testa mille piani. Non mi riconosco più, sto a letto, non vado al bar, James mi guarda nel cervello come fa un dark scan. Nessuno lo sa, ma tutti quanti lo notano, i miei amici lo conoscono e non sai quanto lo odiano. Non esiste soluzione, mi sento stanco e affaticato, a 40 anni è come fossi già invecchiato. Ho un sentimento nello sterno che mi fa paura, da quando ci sei tu la vita è diventata dura. Poi quel giorno in quella stanza ti hanno presentato che avresti scelto me, chi l'avrebbe mai pensato. Ho un sentimento nello sterno che mi fa paura, da quando ci sei tu la vita è diventata dura. Poi quel giorno in quella stanza ti hanno presentato che avresti scelto me, chi l'avrebbe mai pensato. Il fine sono io, quello di cui tutti parlano, di cui non hai capito se mi odiano o mi amano. Mano oscuro, la dannazione, la felicità, ma non sai quanti ne vedo passare di qua. James non ti abbandona, lo dico con fermezza, ma la bradicine sia, ama la tua lentezza. Non esiste distinzione di età, stesso tempo sei speciale o maledetto, forse per questo che ti ho scelto. Vado oltre il fisico, la carne, il contante, l'unico trattato che accetto è la paralisi agitante. Non sapere da dove arrivo, né come uscire indenni. Piango se penso che ho vissuto con 17 anni, se mi uccido, risorgo sempre con più lividi, sento un rito dei prescelti, morti paralitici. Perché proprio a me, chi sei, chiedo a ste persone. Poi il mio nome, mi chiamo James Parkinson, mi cognome. Ho un sentimento nello sterno che mi fa paura, da quando ci sei tu la vita è diventata dura. Poi quel giorno in quella stanza ti hanno presentato che avresti scelto me, chi l'avrebbe mai pensato. Ho un sentimento nello sterno che mi fa paura, da quando ci sei tu la vita è diventata dura. Poi quel giorno in quella stanza ti hanno presentato che avresti scelto me, chi l'avrebbe mai pensato. Grazie, questo è molto toccante, grazie Lucio, grazie Giostra, ci sentiamo alla prossima puntata di Musicisti nel Milanese. Ciao ragazzi.